Eccomi qua, mi sentite? Spero di sì, vediamo un po'. Allora, namaste a tutti, benvenuti a tutti. Vediamo se mi sentite e vediamo se questa diretta parte stasera, se tutto tecnicamente è pronto. Quindi vediamo l'audio, vediamo tutto. Ok, eccomi qua. Benissimo, siamo in onda stasera per parlare delle 10, o meglio di 10 verità che ho chiamato spirituali. In realtà sono 10 verità che servono a vivere meglio in determinati periodi, soprattutto come quello in cui stiamo vivendo. Ciao Bosena, buonasera, buonasera a tutti. Aspettiamo qualche secondo che arrivate tutti e poi cominciamo. Intanto che state arrivando, vediamo un po'. Se mi vedete e mi sentite bene, fatemi sempre il thumb up. Ok. Intanto apro la pagina dedicata a quello che voglio fare stasera. Vediamo come si vede poi dalla diretta. Vediamo se riesco. Ok, thumb up, quindi voce giusta, luce giusta. Vediamo un po'. Stasera ho scelto di essere in diretta con Zoom e non direttamente con Facebook. Vediamo se è una buona idea oppure abbiamo sbagliato. Quindi vediamo un po' se vale la pena di essere in diretta qui o se è meglio dall'altra parte. Poi decideremo. Intanto voi che siete arrivati, salutatemi, fatemi sapere chi siete, che siete con me, perché vedo che il numero cresce, ma non so ancora. Chi in realtà vedo che c'è Bosena che mi ha salutato. Ciao Bosena, Graziella, Emma, Patrizia, Marina, state arrivando tutti. Aspettiamo qualche minuto. Come avete passato intanto questo paio di giorni, diciamo così, di commemorazione, di celebrazione? Che cosa avete fatto di bello o di meno bello, diciamo così, in questi giorni? Intanto che aspettiamo che arrivano tutti quanti, perché stasera ho scelto questo orario, quindi vediamo se è meglio questo orario, se è meglio un pochino più tardi, magari un pochino prima, vediamo un po'. C'è anche Monica, buonasera Monica, buonasera veramente a tutti, quindi aspettiamo ancora qualche secondo, aggiustiamo tutto il nostro. Allora, qui da noi c'è il diluvio universale, siamo in allerta in Campania, in allerta meteo giallo, perché c'è molta molta pioggia, quindi attenzione veramente a chi è campano come me, bisogna fare attenzione. Invece ho visto che mi sembra che in altri posti d'Italia c'era il sole, ditemi se è così oppure ci stiamo solo illudendo. Comunque piove, piove molto, tipicamente qui. E soprattutto in Irpinia c'è sempre la pioggia a novembre, quindi per noi non è una novità, però stavolta è arrivata veramente con tanta, tanta violenza, eh? Una pioggia terribile, veramente molto violenta. Ok, vedo che stasera siete tutti silenziosi, nessuno che mi saluta, nessuno che vuol fare un commento. Fatemi vedere se sono io che non li vedo i commenti o siete voi particolarmente silenziosi. Allora, eccoli qua. Marina, buonasera, Claudia, Emma, Patrizia, Fabiana, Lucia, Monica, anche a Biella, Monica dice suppongo piove, a Roma pioggia pioggia, allora siamo tutti nella stessa situazione a quanto pare, eh? Siamo tutti nella stessa situazione. Buonasera anche a Paoletta, buonasera veramente a tutti. Allora, visto che ci siamo, ormai, visto che mi avete anche salutato, stanno arrivando altre persone che, voglio dire, questa live rimarrà, quindi possiamo anche cominciare. Patrizia dice anche qui passi chiusi per neve, quindi c'è già la neve in alta montagna, eh? Eh sì, diciamo che ci è arrivato addosso l'inverno. Anche qui in Maremma ieri sole e oggi nuvoloso. Claudia dice Napoli pioggia. Sì, la Campania, Claudia, noi siamo in allerta gialla. Non so se tu tieni d'occhio anche le nostre allerte. Antonia, stiamo già pensando al ritiro di Valencia. Beh, sì, un po' tutti in realtà. Cristina, ciao a tutti. Ciao, buonasera veramente a tutti. Sì, stiamo pensando al ritiro, stiamo pensando a come, magari in un tempo migliore, speriamo.
Allora, voglio cominciare, cominciamo, che ho sempre tante cose da dirvi e poi finisci che mi faccio sempre una testa così. Allora, stasera volevo parlare di come mi è venuto questo argomento, perché è stato un periodo un pochino difficile, naturalmente la commemorazione è sempre difficile dei defunti e questa pandemia che sale, non sale, i numeri salgono, non sale e soprattutto avendo tante mail, diciamo così, l'idea è stata quella di raccogliere 10 cose che molto spesso sono scontate, o meglio, che per alcuni di noi sono letteralmente scontate, mentre invece sono delle quasi verità assolute. Io le ho chiamate verità spirituali, in realtà di spirituale hanno il fatto di rendersi conto che ci sono delle cose intorno a noi che hanno un valore e molto spesso noi invece questo valore non lo diamo, no? Sono sicura che ognuno di voi sa le cose che sto per dire, ma che il valore reale non glielo dà. Quello che chi vive spiritualmente, chi vive alla ricerca di se stesso, chi vive in un percorso di crescita, che può essere lo yoga, può essere la meditazione, che ne so, può essere anche una dieta, quindi chi vive nella ricerca di migliorare se stesso deve tener conto di questi 10 fattori, perché sono 10 fattori che aiutano a farci stare bene. Cominciando da quello che può essere in assoluto la più scontata di tutti, no? È la numero uno, io dico la verità numero uno, e cioè il sole è medicina. Stiamo dicendo proprio adesso, piove, non piove, eccetera. È chiaro che non possiamo essere meteoropatici, ma il sole, con il suo calore, con la sua luce, è medicina da un punto di vista spirituale, da un punto di vista fisico, da un punto di vista spirituale, perché tutti quando c'è il sole abbiamo un umore diverso. Pensate che statisticamente i paesi del sud Europa, quindi l'Italia, la Francia, la Spagna, Malta, Grecia, eccetera, sono statisticamente più inclini, come dire, alla felicità rispetto ai paesi in cui magari c'è sempre pioggia, magari c'è sempre oscuro, eccetera. Scientificamente il sole ci dona quella che è la benedetta vitamina D, che si è scoperto sempre di più, o meglio, recenti ricerche sempre di più danno ragione alla medicina naturale, perché il sole attraverso la vitamina D è in grado anche di combattere, di aiutare alcune patologie. Pensate che nell'artrite reumatoide c'è proprio questa cura sperimentale al momento in cui si dà vitamina D diciamo, al paziente per attenuare i sintomi. Quindi da quella che poteva essere una teoria tutta New Age è diventata invece una teoria piuttosto scientifica. Noi abbiamo bisogno tutti di vitamina C. Questo che significa? Che come adesso che piove ci dobbiamo tutti abbattere o tutti quantomeno essere tristi? No, questo significa valutare le cose per quello che sono. Significa che quando c'è una giornata di sole, dobbiamo ricordarci che il sole è una medicina e quindi andare a prendere i nostri 15 minuti di vitamina D. Pensate, bastano 15 minuti al giorno di vitamina D quotidianamente, di aria fresca, quindi di essere anche all'aperto, per far sì che le nostre cellule immediatamente ripartano, per far sì che le nostre cellule si attivano, che quelle che stanno morendo finiscono il loro percorso. Sapete che le cellule sono in continua, come dire, trasformazione, no? Noi perdiamo, le cellule continuamente, ma nuove ne rinascono, quindi non succede niente di grave. È solo un processo, no? Un po' come la pelle. Avete presente quando la pelle fate lo scrub, quindi tutta quella polverina bianca, tutte quelle celluline belle se ne vanno via, non abbiamo perso niente, sono le vecchie che dovevano andare via, ci sono già pronte le nuove. Stesso ragionamento con tutto il nostro corpo, quindi il sole riattiva questo processo, però quante volte ce ne dimentichiamo? Qui scrivo ad ognuno di voi, parlo con ognuno di voi perché sono sicura che delle volte c'è un sole pazzesco fuori, ma noi siamo presi dal telefono, siamo presi dalla TV, siamo presi che ne so, dal lavoro, siamo presi da mille altre cose piuttosto che ricordarci di fare questi 15 minuti al giorno all'aria aperta e al sole. Nei paesi in cui questo sole non c'è visivamente, quindi anche nei mesi come novembre, dove magari la pioggia c'è di più, significa semplicemente che dobbiamo uscire all'aria aperta, perché il sole non si vede, ma c'è. I suoi raggi filtrano comunque. Quindi il sole è la nostra prima, primissima medicina ed è la nostra primissima verità da ricordare. Senza il sole
non si può vivere. Per farvi un esempio di questo, di quello che sto dicendo, sapete che nei paesi del nord Europa, del profondo nord Europa, quindi faccio l'EA, non so, la Laponia, la Finlandia, una parte della Norvegia, hanno 6 mesi di cosiddetto buio. In quel 6 mesi di cosiddetto buio fa giorno circa un paio d'orette. Io quando ero a Rovaniemi, a gennaio, praticamente da mezzogiorno c'era questa sorta, per noi sarebbe un tramonto, fino alle 2:30, 3. E pensate che in quel periodo, nei mesi invernali, quindi per questi paesi, c'è un aumento di depressione, c'è un aumento anche di tassi di suicidi non da poco, quindi rendetevi conto di quanto siamo collegati ai nostri, come dire, eventi esterni, non eventi esterni, forse alle fonti di energia che abbiamo all'esterno, quindi il sole, la luna, poi parleremo anche della luna. Quindi pensate quanto è importante. Quindi 15 minuti al giorno di aria col sole, possibilmente, quando non abbiamo il sole come in questi giorni che piove un po' dappertutto, da quello che ho capito, almeno prendete l'aria fresca, state all'aria aperta, vivete al di fuori dell'ufficio, staccatevi dal cellulare, staccatevi dalla televisione, e questo vi serve fisicamente e mentalmente, importantissimo. Secondo, andiamo a un livello leggermente diverso. Il famoso karma. Il karma esiste come? E quando parla di karma, perché magari qualcuno mi potrebbe dire, ma nella mia religione non è contemplato, perché è contemplato, che ne so, il paradiso, l'inferno, che ne so, quant'altro. Quando io parlo di karma, non parlo di religione, parlo del fatto che ad ogni nostra azione corrisponde una reazione. E quindi non ha a che fare strettamente sul quando moriremo, ma ha a che fare col nostro quotidiano. Io ho sempre ripetuto: sorridi anche agli estranei, fai atti di gentilezza a caso, senza stare a preoccuparti, ah, ma se lo faccio non mi torna indietro niente. Ho sempre sostenuto questo, proprio in virtù del karma, perché quando noi cominciamo in qualche modo a realizzare che ad ogni azione corrisponde una reazione e che quindi se ci comportiamo in maniera corretta, se siamo positivi, se siamo gentili, se siamo aperti anche all'esperienza, se siamo aperti anche agli altri, poi ci tornano indietro, non necessariamente delle azioni degli altri, perché ricordate, le cose si fanno senza aspettarsi nulla, ma torna indietro energia pulita, torna indietro energia positiva, tornano indietro vibrazioni positive. Fateci caso, non so, sono sicura, no? Che magari vi è successo di aver fatto qualcosa di una cazzata, qualcosa di sbagliato, e poi, magari non volendo, avete fatto del male a qualcuno. E dopo un po' questo male ritorna ancora, questa energia negativa ritorna ancora. Ecco, quello per me è karma. Quindi, oltre a doversi comportare bene nella vita per principi propri, e quindi a seconda dei principi che ognuno di noi ha, secondo me è importante rendersi conto che il karma esiste, che quindi ad ogni nostra azione, quindi proprio come regola, io oserei dire fisica, quindi non ha nulla a che fare con la religione. Quindi proprio come regola della nostra vita, secondo me noi dovremmo imparare questa cosa, cioè se noi facciamo del bene ci torna del bene, se noi facciamo del male ci torna del male, magari non torna direttamente, non è rapido come vorremmo nel caso del bene, ecco perché la volta scorsa vi dicevo fate le cose senza aspettarvi nulla, ma poi alla fine torna, fosse anche solo la sensazione che portiamo dentro di noi, fosse anche solo la sensazione di essere effettivamente in forma. Intanto buonasera per tutte le altre persone che stanno arrivando adesso, quindi è importantissimo. Fatemi sapere adesso, ditemi se qualcuno di noi ha un'esperienza diretta col karma, nel senso quanti ci credono effettivamente, in quale momento ad esempio della tua vita hai potuto sperimentare che facendo del bene magari anche a rilento, ma arriva, facendo del male invece torna quell'energia negativa. Quindi scrivete nei commenti e io nel frattempo vado avanti con quella che per me è la terza verità, diciamo così, e parlo del prana. Il prana, il respiro, è la forza vitale, ci si nasce con un'ispirazione e si muore con un'espirazione. Nello yoga noi crediamo nel sistema dei prana, cioè che all'interno del nostro corpo
il prana sia qualcosa di molto più elevato, sia qualcosa che non ha strettamente a che fare veramente solo col respiro, sebbene il respiro senza respiro non possiamo vivere, ma ha a che fare con la nostra forza vitale, cioè con quello che ci tiene letteralmente vivi, fisicamente, metaforicamente e mentalmente. Ecco perché è fondamentale ricordarsi nei momenti più difficili, in cui il respiro ci viene meno, in cui il respiro si blocca, no? Soprattutto nei momenti di stress, di ansia, negli attacchi di panico, in quel momento bisognerebbe ricordarsi di questa nostra forza vitale, fermarci un attimo e rallentare questo respiro. Come dice sempre Guru Luigi, ma come dicono tutti gli indiani, la vita non viene contata, per esempio in India, con gli anni, ma viene contata con i respiri. Quindi il fatto di aver consapevolezza del proprio respiro, del proprio prana, della propria forza vitale, significa imparare a rallentare il nostro respiro laddove si accelera e laddove nelle situazioni piacevoli o spiacevoli questo respiro ci viene meno. Cioè, quando si dice no, mi è, come dire, ti ho tolto il respiro, mi ha tolto il respiro, questa cosa qui. Quindi rendetevi conto di quanto importante il prana, noi lo chiamiamo prana, voi lo potete chiamare respiro, forza vitale, quello che volete. Però ricordatevi, è importante. E quello di cui stiamo parlando stasera sono semplicemente delle 10 cose da ricordarci ed applicare quotidianamente, per migliorare la nostra vita fisicamente e mentalmente, per essere sempre più in salute. Il sole, quindi, come medicina, 15 minuti di vitamina D, ma anche come umore, no? Perché scientificamente appunto ci fa bene. Il karma, rendersi conto che questo famoso e benedetto karma esiste, quindi imparare a comportarsi anche diversamente. Ricordarsi del prana, il respiro vitale, la forza vitale, soprattutto nei momenti in cui il respiro ci viene meno, di calmarci e di respirare più lentamente. E tornando ai fattori un po' esterni, fisici che vi dicevo, la luna. Sapete che noi siamo in qualche modo governati dalla luna. Le donne forse riescono a sentirlo di più questo rapporto perché in qualche modo siamo collegate fisicamente, però anche gli uomini siamo tutti collegati. Allora, fatemi leggere i commenti. Concordo pienamente in merito alla vitamina D. Contribuisce alla salute, ossa, denti, sistema immunitario, migliora lo stato di salute generale. Assolutamente sì. Lucia dice: io ci credo, ma non ho mai avuto esperienze, credo sul karma. Io credo che sia importante appunto crederci e applicarle queste cose, già solo per essere persone migliori. Torniamo alla questione della luna. La luna rafforza le nostre capacità psichiche, ma ha dei collegamenti strettamente forti con le donne, ad esempio con la questione del ciclo, con la terra. Sapete che i contadini piantano in un certo momento, a seconda se la luna è calante, crescente, raccolgono in un certo momento, quindi se la luna anche qui crescente, primo, quarto e quant'altro. Quindi la luna, come il sole, ha, come dire, una connessione con le nostre vite grandissima, ha una connessione con la terra grandissima, per cui anche per tutto il cibo che i contadini ci portano sulle tavole, noi dobbiamo in qualche modo essere grati alla luna. Lasciate perdere poi i processi chimici, tutto industriali, tutto quello che è arrivato dopo. Però, volendoci riconnettere al nostro essere più naturale, la luna ha un peso fondamentale, ha un, come dire, un potere fondamentale. Nella vita di tutti noi, ad esempio, se tenessimo in considerazione la luna, a parte che anche con la luna si fanno i cosiddetti bagni di luna, si fanno le meditazioni alla luna, per esempio, però per dirla, per farla semplice, anche osservare la luna, per esempio, quando è piena per qualche minuto, porta un'energia, un potere dentro di noi immenso. Rendersi conto delle fasi lunari significa anche rendersi conto di alcuni processi che arrivano nel nostro corpo. Sapete, per esempio, ci sono persone che tagliano i capelli solo in determinati periodi a seconda della luna. Ci sono persone che, per esempio, sono assolutamente collegati alla luna per il loro ciclo, per il loro organismo, per diverse cose nel nostro corpo. Quindi anche qui, mentre col sole occorre fare i 15 minuti per la vitamina D, con la luna bisogna invece semplicemente rendersi conto e tenere presente quando c'è luna crescente, luna calante, quando è luna piena, quando è luna
nero, ossia quando la luna non c'è. Perché vi dico questo? Perché se cominciate a rendervi conto di queste cose, scoprirete velocemente anche un collegamento durante il mese del vostro umore. Cominciate a rendervene conto, magari ad annotarvi l'umore durante un certo giorno e vedere che luna c'è. Poi lo farete il mese successivo, vi renderete conto di come le cose sono assolutamente collegate ed è incredibile. Durante con le fasi della luna piena, poi noi abbiamo un incremento delle nostre capacità intellettive incredibili. Siamo in grado, per esempio, noi abbiamo delle lezioni di yoga specifiche per la luna piena, abbiamo delle lezioni di yoga dedicate alla luna, abbiamo il saluto alla luna, perché come è il complemento della nostra vita terrena. Su questa terra noi abbiamo bisogno del sole e abbiamo bisogno della luna e ce lo dobbiamo rendere sempre conto. Quinta verità, tutto è completamente connesso in questo universo. Che significa? Significa che molto spesso noi ce ne dimentichiamo. Però prima di andare lì, fatemi leggere i commenti. Patrizia dice: luna piena, notte insonne. Perché? Perché la luna piena porta energia incredibile. Noi ne siamo strettamente collegati. Intanto, buonasera a tutti. Emma dice: non ho un buon rapporto con il sole, mi mette ansia, sto meglio la sera con la luna. Anche questo è, come dire, un sintomo del tuo collegamento, Emma, sei molto legata alla luna, si capisce. È di solito una dote di caratteri molto sensibili, molto, molto particolari. Nell'Ayurveda noi diremmo sono i caratteri kapha, molto malinconici. Però Emma ricorda che il sole è importante, fossero anche solo 15 minuti al giorno in cui prendere un po' d'aria. Però capisco questa sensazione perché moltissime persone subiscono gli effetti del sole e della luna in maniera differente, non tutti siamo uguali, ripeto, però è interessante se ci fate la riflessione. Quindi vi invito a fare questo esercizio con voi stessi, di rendervi conto magari in giornate in cui vi rendete conto che la sera siete andati, che ne so, che durante la giornata siete andati fuori di testa, di vedere la luna com'era in quel periodo, oppure se non riuscite a dormire la notte, di dare un occhio a qual è la luna in quel periodo, perché sono piccole cosine che noterete e prendete maggiore consapevolezza. Fabiana dice: la luna ha sempre il suo fascino, la sua bella forza femminile. Io la adoro. La luna viene indicata come forza femminile, forza fredda, il sole viene indicato come forza maschile, forza calda. Confermo tutto collegato con la luna, vedi le maree per esempio, ecco Paola che è di mare, le maree assolutamente vero. Vivendo in piena campagna, dice Marina, ho un ottimo rapporto sia con il sole che vivo moltissimo ora del giorno e con la luna, che ho la fortuna di vederla dal mio letto mentre dormo e se piena mi illumino e questa è una cosa meravigliosa. Ed è una cosa meravigliosa Marina il fatto di riuscire a vivere con questa connessione che al punto 5 a cui stiamo arrivando, cioè che tutto è completamente connesso in questo universo. Noi siamo parte di questo universo insieme al Sole e insieme alla Luna. Noi abbiamo lo stesso ruolo del Sole e della Luna. Il Sole illumina, la Luna fa, il Sole ha una sua forza, la Luna ha una sua forza, noi ne abbiamo un'altra. Siamo strettamente connessi in questo universo. E quando riusciamo a recuperare questa connessione, vivere con i ritmi naturali, riusciamo anche a recuperare una forte salute. Le fasi lunari nella tradizione e cultura contadina la conosco, anche se nessuno mi ha spiegato quello che stasera ci stai spiegando. Nella cultura contadina le fasi lunari hanno un'importanza veramente incredibile, anche nel piantare, raccogliere, eccetera. Però nelle tradizioni contadine, ad esempio, il contadino che ha questa, e credo anche i marinai, tra l'altro, i pescatori, eccetera, che hanno questo collegamento mare e terra, applicano la luna anche, per esempio, col taglio dei capelli, applicano la luna un po' a tutte le loro fasi. Noi donne abbiamo il ciclo, strettamente collegato alla luna. Un altro collegamento che abbiamo alla luna, per esempio, quando c'è luna piena, riflettete. Io mi invito ognuno di voi a fare l'esperimento che vi dicevo, però solitamente nella luna piena, come dice Patrizia,
si dorme con più difficoltà perché l'energia della luna è talmente potente che in alcune tradizioni, ad esempio, si fanno dei rituali. Nello yoga più tradizionale, durante la luna piena, noi facciamo delle sessioni di yoga interamente dedicate alla luna, non molto tardi perché sapete che lo yoga non si pratica dopo una certa ora di sera, ma con dei collegamenti a questa energia fredda, perché la luna è collegata all'energia fredda, al femminile, e quindi con la possibilità di entrare ancora di più in connessione con noi stessi. Sono esperienze veramente assolutamente molto molto belle. Quindi vi invito semplicemente a recuperare questo rapporto, perché come dicevo al punto 5, tutto è completamente connesso. Quando noi ci rendiamo conto di essere, come dico sempre, una piccola ma definitiva parte di questo universo, allora anche la nostra salute ne giova, perché noi recuperiamo, come dire, dei cicli che si definiscono circadiani. Proviamo ad essere più in collegamento con la natura, a dormire nelle ore giuste, a mangiare in maniera più sana, a tenere presente di questi fattori, vitamina D, luna, del karma, a tenere presente anche di comportarci in una certa maniera, a tenere presente di avere rispetto per la madre terra, per l'ambiente che ci circonda, allora anche la nostra salute ne guadagna, perché siamo molto più affini e molto più connessi, perché il problema principale dell'essere umano è quello di perdere la connessione con la natura. Io sono sicura che tantissime persone giovanissime, soprattutto i ragazzi, non hanno idea di questa questione delle fasi lunari, non hanno idea di quanto sia importante il sole, non hanno idea di quanto sia importante anche uscire all'aria aperta. E quindi è anche nostro compito, di tutti noi, anche qui all'interno di Yoga Mondo, di recuperare questa connessione con l'universo. E da qui passiamo al sesto. Eccomi di nuovo, mi vedete di nuovo? Sì? Ok. Nuovo, mi vedete di nuovo? Sì? Ok. Ok. Ma come vi ho detto, c'è un forte maltempo e quindi la connessione stasera va e viene, quindi non vi preoccupate, però sono ancora qui. Anche la pioggia è molto importante, ricordatevi che anche la pioggia è molto molto importante. Allora, fatemi recuperare, voglio vedere un attimino se vi recupero tutti. A me Zoom non si sente ottimale come Face, non so voi, uguale, piccola interruzione, ora ok. Purtroppo è il maltempo che ci frega, piove a dirotto. Speriamo, vediamo un po' la connessione, se però l'ho ripristinata. Ok, benissimo. Stavo dicendo, tutto è energia e il corpo può sentire energia. Questo che significa? Significa che noi siamo energia, noi siamo composti di energia, tutto intorno a noi, la materia, eccetera, è energia, e questo ci dovrebbe far rendere conto che siamo ancora una volta parte di questo universo e che soprattutto dobbiamo fare la nostra parte in questo universo e che soprattutto dobbiamo cercare di tenere la nostra energia più pulita possibile. Questo lo si fa con tutte le cose che ci siamo dette finora, ma questo lo si fa anche, soprattutto, prendendoci cura di noi stessi. Attraverso, questo arriviamo al punto 7, ad esempio, una buona alimentazione. Il punto 7, le 10 verità, la settima verità è che il cibo è medicina. Quello che noi mangiamo non lo mangiamo solo ed esclusivamente per gusto, ma per sopravvivere, per vivere, per stare in salute. Se noi cominciamo a guardare il cibo come una medicina vera e propria, stiamo attenti a quello che mangiamo, controlliamo la provenienza, come lo cuciniamo, eccetera, allora il cibo diventa prevenzione. Come vi ho detto forse in una live sull'alimentazione, oggi una malattia su tre è dovuta alla cattiva alimentazione, e entro il 2030, mi sembra, si auspicava un aumento tale del diabete, ad esempio, soprattutto nei bambini, che si sta ricorrendo adesso a delle soluzioni. Questo per dire che se cominciamo a prenderci cura di noi, a fare le cose giuste, a trovare
trovare di nuovo la connessione con gli elementi della natura, a considerare il cibo come medicina, tutto è collegato e tutto va necessariamente nella stessa direzione. Così come un altro pezzo importantissimo che noi sottovalutiamo, sempre per ricollegarci all'argomento, è che anche ridere e che anche essere felici sono delle vere e proprie medicine. Sorridere fa muovere 32 muscoli all'interno del nostro viso, attiva la benedetta serotonina che è l'ormone della felicità. Essere felici implica che riusciamo ad avere una vita, una qualità della vita diversa e per felicità io non intendo che nella vostra vita debba andare sempre tutto bene. Quando io parlo di felicità parlo di piccoli attimi, qualcuno diceva piccoli attimi che ti tolgono il respiro per tornare a collegarci, ma io dico piccoli attimi in cui noi siamo grati, ci rendiamo conto delle cose intorno a noi e valutiamo tutto quello che c'è intorno a noi. Più siamo felici, più ridiamo, più ci manteniamo giovani, più ci manteniamo in forma e più la nostra vita diventa salutare. Paradossalmente, più siamo tristi, più ci incupiamo, più non, come dire, siamo portati alla tristezza e più anche la nostra salute fisica se ne va letteralmente a quel paese. Quindi felicità e risate sono allo stesso livello del cibo e sono medicine vere e proprie per il nostro corpo. Dobbiamo imparare quindi a ridere, dobbiamo imparare a cogliere gli attimi di felicità intorno a noi, anche in periodi del piffero, io oserei dire, come ad esempio quello che si è vissuto recentemente, no? Come questa lunghissima pandemia. Dobbiamo trovare quei piccoli attimi, valutarli e collocarli all'interno di questo quadro che vi sto facendo stasera, insieme a buon cibo che medicina, capire che siamo energia e siamo connessi con l'universo, rendersi conto del potere del sole, del potere della luna, rendersi conto del proprio forza vitale, del proprio prana, comportarsi in maniera adeguata pensando che il karma esiste e che in qualche modo bene porta bene, ma male porta male, e collegare tutto per far sì che possiamo vivere sempre al meglio. E quello che sto dicendo, che io le ho chiamate 10 verità spirituali, sono strettamente collegate anche a prove scientifiche, ed è questa la cosa più interessante, perché se un tempo si parlava di movimenti New Age, di olistico, si parlava anche di stramperie, non so, cose di questo tipo, adesso noi sappiamo che quello che un tempo era la cosiddetta medicina alternativa, la cosiddetta medicina preventiva, oggi appunto da olistica, da alternativa, da New Age è diventata preventiva, cioè è diventato qualcosa che serve ad aiutarci ad invecchiare meglio, a stare meglio, più a lungo, a prevenire. E quindi questo concetto è fondamentale. Oggi noi sappiamo che è importante, come dice Paola, piccoli attimi che ti riempiono il cuore. Sappiamo che è importante ogni attimo nella nostra vita. Sappiamo che abbiamo il dovere di renderci conto di quello che abbiamo intorno a noi e soprattutto di essere grati, perché la gratitudine fa sì che noi ci rendiamo conto delle cose che abbiamo, di chi siamo realmente e in qualche modo riusciamo anche a scacciare questi momenti pesanti, riusciamo anche a scacciare, come dire, le tristezze, le ansie, le depressioni. Il sole ci aiuta a tenere lontane queste cose, a ricaricare la nostra vitamina D, la vitamina D scientificamente, come ci ricordava anche aiuta il sistema immunitario, però la vitamina D serve anche al cervello, serve anche alla nostra felicità. Il fatto di imparare a comportarsi in un certo modo pensando al karma, no? È tutto strettamente collegato e noi dobbiamo semplicemente attenerci forse alla cosa principale, cioè prenderci cura di noi stessi in maniera completa, a 360 gradi. Qualcuno dice in maniera olistica, qualcuno dice in medicina preventiva, io dico semplicemente essere abbastanza forti da prenderci cura di noi stessi nella totalità più assoluta, quindi stile di vita corretto, socialità, il sole, la luna, il respiro, ma anche soprattutto la felicità, il fatto di goderci di attimi intensi. E questo poi porta ad un processo quotidiano, che è anche il nono punto che voglio affrontare stasera, cioè
che la guarigione è un processo quotidiano. Quando io parlo di guarigione, chi ha letto il libro sa che io parlo spesso di questa parola, perché io ritengo che siamo tutti un pochino intossicati, ritengo che siamo tutti un pochino malati. Chi è malato magari perché ha una patologia, chi è malato perché magari non vede alternative, perché ha perso le speranze, chi è malato perché magari non sente di aver trovato se stesso. Chi è malato perché è confuso vorrebbe essere qualcos'altro. Quindi per me questa parola guarigione torna spesso e la guarigione significa che quotidianamente noi dobbiamo provare a lavorare su noi stessi. Faccio un esempio: chi naturalmente ha il diabete deve necessariamente ogni giorno mangiare in un certo modo, no? Se ti viene la febbre, in un certo modo ti devi curare per determinati giorni. Stessa cosa per il nostro corpo e per la nostra mente. La nostra mente va guarita quotidianamente con delle sane abitudini, con delle sane attenzioni e soprattutto con un processo che deve essere lento, costante e quotidiano. Ecco perché, ad esempio, io dico, bisogna avere anche la disciplina, no? La disciplina nel fare determinate cose. Marina dice, importantissime queste due linee guida per vivere una vita felice, in un mondo purtroppo così infelice, dove la depressione è una delle malattie più comuni al giorno d'oggi. Marina ha perfettamente ragione, la depressione che molto spesso, tra l'altro, viene sottovalutata. Io tantissimo voglio sempre sottolineare che le malattie mentali, le difficoltà mentali sono importantissime quanto il fisico, nel senso lo so che forse se ci viene la febbre 39 siamo più propensi a crederci rispetto che se abbiamo una depressione da accettare, perché forse ancora c'è uno stigma come dire, sulla sintomatologia mentale. Però la depressione, come dice Marina, al giorno d'oggi è una di quelle cose che aumenta vertiginosamente, anche e soprattutto perché abbiamo perso il contatto con la realtà e anche forse perché ne prendiamo, come dire, ci facciamo in qualche modo incatenare in pregiudizi e dogmi ormai vecchi, no? Buttate via tutto, siate onesti con voi stessi. Se siete in un periodo di forza e tristezza, ammettetelo con voi stessi, ammettetelo con i vostri cari e chiedete aiuto. Se siete in un momento in cui le cose non vanno, non fermatevi magari sul giudizio degli altri, non fermatevi per quello che potrebbero pensare, non giudicate voi stessi, non siate severi con voi stessi, ma rendetevi conto che non c'è nulla di male. La guarigione è un processo quotidiano. Guarire quotidianamente significa fare dei piccoli passetti verso se stessi, prendersi quei piccoli attimi di felicità, vivere con gratitudine quelle piccole cose, nutrirsi in maniera sana, perché nutrirsi in maniera sana è fondamentale anche per la nostra mente, rafforzare le nostre capacità con la luna, prendere la vitamina D con il sole, cercare di respirare più lentamente possibile, quindi dedicarsi del tempo anche a respirare con lentezza e piano piano proseguiamo in questo grande percorso di guarigione, che attenzione non significa necessariamente che siamo moribondi o che siamo malati e per tale andiamo giudicati, significa semplicemente che siamo in cammino, no? Che siamo in cammino. Io faccio sempre la metafora della strada, dei viaggi, lo dico sempre, sono una yogabonda, voi siete degli yogabondi come me, ma la metafora della strada per me è fondamentale. Io ritengo che ognuno di noi è in viaggio. Quando nasciamo, cominciamo questo viaggio che termineremo fisicamente, quindi il nostro corpo lo terminerà al momento della morte, ma la nostra anima lo proseguirà. E sta a noi capire se saremo stati in grado di dare al nostro corpo le attenzioni necessarie e tutta la vita che si meritava, starà semplicemente a noi girarci indietro e non avere rimpianti. E questo secondo me è la cosa più importante. Quindi anche il non avere il rimpianto di non essersi presi cura di noi stessi. Quindi fermiamoci un attimo, ragioniamo come possiamo migliorare la nostra vita, che cosa possiamo fare di pratico, che cosa possiamo fare di fisico, che cosa possiamo fare di mentale. E laddove abbiamo bisogno di aiuto, chiediamo aiuto. Non c'è assolutamente nulla di male. Io stessa sono in terapia da sempre e non mi vergogno di questo. Io stesso seguo dei maestri, quindi non c'è nulla di male in tutto questo. Ognuno di noi ha un suo percorso da seguire e lo deve fare con la consapevolezza e la coscienza che è un miglioramento continuo. Quanto sono preziosi i tuoi consigli? Grazie Monica, devo trovare il modo di applicarli. Il modo di applicarli non è semplice, ma bisogna in qualche modo
A volte dico io prendersi a schiaffe, no? Metaforicamente, non mi prendete a schiaffe. A volte prendiamoci a schiaffi, soprattutto quando abbiamo perso un'occasione, soprattutto quando ci rendiamo conto che siamo sempre fermi nella nostra ruota che gira e che in qualche modo non riusciamo ad uscirne. Applichiamo delle cosine piccole, un passetto alla volta, come dico sempre, un passo alla volta e cominciamo ad applicare le cose che riusciamo ad applicare senza giudicarci troppo negativamente. Anche se abbiamo fatto un errore, anche se abbiamo perso un'occasione, anche se le cose non sono andate come avremmo voluto, non giudichiamoci negativamente. Ricordate, parliamo sempre con gentilezza, come lo faremmo agli altri, parliamo con gentilezza con noi stessi. Non aggrediremo un nostro amico, un nostro parente, no? Ma qualcosa glielo diremmo nei modi giusti. Facciamo la stessa cosa con noi stessi. Parliamoci in maniera positiva, comportiamoci bene prima di tutto con noi stessi. Emma dice ci sono state parecchie interruzioni, domani la seguirò di nuovo perché è troppo interessante, tu docs il mio insolito, grazie. Mi fa sempre ridere. Grazie Emma, e chiedo scusa per l'interruzione, ma purtroppo non ci posso fare niente stasera sul medio, sono perfino senza i miei dati perché è andata via persino la rete Vodafone, quindi vi dico tutto. Cioè, sta buttando giù di tutto di più. Ultimo, ma non meno importante, secondo me, delle verità assolute, delle verità spirituali, non assolute, perché nell'assoluto non ci credo. Quindi, anzi, credo anche a chi mi dà torto, credo sempre a chi ha una sua opinione. Su questo, mi fa sempre piacere avere un confronto. Però, in ultimo, la conoscenza significa potere. Conoscenza significa potere, questo significa che, come una mia insegnante al liceo linguistico, la mia insegnante di francese, per l'esattezza, ripeteva sempre: chi conosce 1.000 parole ne frega sempre chi ne conosce 10. Ed per me è una metafora importante della conoscenza, cioè quando noi conosciamo, quando noi apprendiamo sempre di più, acquisiamo potere, perché non lasciamo agli altri il fatto di coglierci impreparati, non lasciamo agli altri il fatto di in qualche modo poterci indicare la strada, ma abbiamo sempre noi un'opinione perché abbiamo studiato, perché conosciamo, siamo sempre in grado di migliorarci. Quindi conoscenza significa potere. Monica dice: esatto, in questo periodo le cose non vanno ed è vero che non bisogna essere troppo severi con se stessi. Sentirti è sempre salvifico, grazie Doc. Grazie a voi, dall'ansiolitico al salvifico, mi fa piacere, sono contenta, però come vi ripeto, io stessa lavoro quotidianamente e ci sono giorni in cui non riesco, ci sono giorni catastrofici per me e per chi mi sta intorno, ma la cosa importante è sempre rendersi conto, avere consapevolezza e dire a se stessi, di voler cominciare un percorso nuovo, di voler cominciare in qualche modo a migliorarsi senza girarsi indietro. Ricordate, il passato è passato, non possiamo farci nulla se non tenerlo lì a memoria, perché la memoria è fondamentale, ma cercare di non fare in modo che questo passato diventi un peso da portare sulle nostre spalle. Deve essere solo una memoria, non un peso. Il futuro non siamo in grado di prevederlo al 100%, non siamo in grado nemmeno di modificarlo al 100%, siamo solo in grado di lavorare per fare qualcosa di buono. Quindi quello su cui ci dobbiamo concentrare è il presente. Ed il presente è fatto di una giornata alla volta, con delle piccole strategie alla volta e soprattutto cercare di prendere più attimi di felicità possibili e immaginabili giorno dopo giorno. Nella precedente diretta sull'autodeterminazione si diceva che volere è potere, ma è altrettanto vero, Antonio, che la conoscenza, il sapere è potere. La conoscenza per me apre qualsiasi porta ed ecco perché io dico che sono sempre comunque uno studente poi in tantissime materie, perché è l'unica porta che in qualche modo ci apre un mondo di occasioni, di opportunità, di visioni diverse, voglio dire anche di vedere le cose in maniera diversa. Lo possiamo fare solo se abbiamo la conoscenza, solo se abbiamo in qualche modo la voglia di imparare costantemente. Grazie Monica. Isabella, grazie Doc, Antonio, bellissimo consiglio, dico sempre, materia attira materia, quindi essere positivi attira situazioni positive. Assolutamente, insomma c'è gente che ci ha scritto i famosi libri sulla legge dell'attrazione, magari se volete qualche giorno ne parleremo, cioè sul fatto che il bene attrae il bene, i soldi attraggono i soldi, la positività attrae la positività.
la felicità attrae la felicità e quindi è fondamentale ricordarsi veramente di queste cose. Quindi mi raccomando, sono piccole cose, non sembrano grandi perché sono grandi, però se ci ragionate a piccoli passi, se schematizzate un po' come ho fatto io, vi renderete conto che sono cose assolutamente applicabilissime. Sì, metti voglia di iniziare a migliorarsi. Ebbene, ma quello è lo scopo, iniziare a migliorarsi un pezzettino alla volta e soprattutto consapevoli che se io posso fare qualcosa lo puoi fare anche tu. Consapevoli che se Tizio può fare qualsiasi cosa e Elon Musk è andato sulla Luna, lo possiamo fare ognuno di noi. Se, che ne so, qualsiasi cosa, parlo quattro lingue, sono sicuro che ognuno di voi lo può fare e io credo di poter imparare ancora altre. Il senso è sempre quello, il senso è fondamentalmente che non, la vita non si basa su, e questa è una frase che non so quante volte l'avrò sentita anche dai film e secondo me torna, non ha importanza come cadiamo, quante volte cadiamo e che cosa ci facciamo, se ci facciamo male. La cosa importante è come ci rialziamo, quante volte ci rialziamo. La persona sarà riconosciuta, sarà valutata soprattutto da se stessa in base a quello. E ora, come vi ho detto anche nella precedente diretta sull'autodeterminazione. È chiaro che ci sono alcune persone più predisposte a lottare e altre un po' meno, ma c'è anche la capacità di allenarsi alla lotta, tra virgolette. Lotta non significa necessariamente qualcosa di negativo. Lotta significa la volontà di vivere questa vita appieno, di vivere questo corpo che ci è dato in dotazione per 80, 90, 150 anni, oppure solo 20 anni, purtroppo per alcune persone, ma sfruttare questo dono della natura appieno, rivivendo appieno e ritrovando questo rapporto spettacolare con la natura intorno a noi, col sole che ci dà la vitamina D e che ripristina le nostre cellule, ma ci dà anche l'umore, perché quanto siamo contenti di fronte ad un cielo azzurro. Fare una buona azione e sentirsi bene con se stessi. No, io vi dico sempre, fate volontariato, perché non è quello che fate per gli altri, ma è quello che gli altri che fanno per voi, perché vi sentite in una maniera incredibile. Chi ha fatto volontariato nella sua vita sa di che cosa sto parlando, perché uno pensa di dare agli altri, invece sei tu che ricevi di tutto ed è spettacolare. Rendersi conto che quando le cose stanno andando male, fermarsi un attimo, respirare con lentezza, rendersi conto che fuori può crollare il mondo, ma il nostro respiro c'è, la forza vitale c'è, la luna è lì che tutte le sere ci illumina, anche se non la vediamo. Siamo interconnessi l'un con l'altro, siamo energia pura. E poi quello che mettiamo dentro di noi è medicina, le risate, la felicità, il cibo. E quotidianamente possiamo migliorare, fisicamente, mentalmente, di volontà, tutto. E conoscenza significa potere, quindi impariamo, miglioriamoci. E io credo che questa sia la cosa più importante in assoluto. Poi pazienza, le cose vanno come devono andare, alcune cose non siamo certamente in grado di gestirle, quindi qui sovviene il grande Dalai Lama che dice: fammi avere, no, la forza di cambiare quello che posso cambiare e la forza di accettare quello che non posso accettare. Quindi poi tutto conviene a questo. Quindi secondo me è su questo che dovete riflettere, sul fatto che non si può incominciare, ecco, Roma non è stata costruita in un giorno, no, si dice, e non si può cominciare un cambiamento con una cosa enorme dall'oggi al domani. Quello che si può fare è piantare un semino. Piantate un semino, coltivatelo delicatamente ogni giorno, come si fa con una piantina, si innaffia, ci si parla, si dona amore, lo si mette al sole, lo si mette alla luna, si fa sentire questa energia che c'è intorno a noi e sono sicura che verrà fuori una pianta spettacolare, che poi ogni tanto si acciacca, che poi ogni tanto gli cade un ramo, che poi come tutti gli autunno gli cadranno le foglie, ma poi a primavera rinasce ed è questo il nostro compito. La natura ci ha insegnato un circolo meraviglioso, noi abbiamo quattro stagioni per un motivo. E anche il nostro corpo ha queste quattro stagioni, perché in autunno in qualche modo dobbiamo lasciare andare il vecchio, le foglie devono cadere, le cattive abitudini, ma così anche gli acciacchi che arrivano, per poi prepararci al buio dell'inverno, un inverno fatto di raccolta, raccogliamo acqua, raccogliamo neve, dormiamo, riposiamo, un momento più tranquillo. A primavera cominciamo a germogliare di nuovo per vivere appieno in estate. Quindi seguite sempre, secondo me, la natura che è fondamentale e date in qualche modo, come dire, siate parte di questo universo appieno.
Fabiana dice perché dobbiamo essere la migliore espressione di noi stessi. Assolutamente, ricordate, non è importanza chi siete al di fuori di voi stessi, non è importanza come vi vedono gli altri. La cosa importante è che voi sappiate di fare del vostro meglio e che siete la versione migliore di voi stessi. Questa è la cosa più importante. Come faremo se non ci fossi tu? Ebbene. È vero, il volontariato è un nutriente. Grazie Antonia, oggi non ero dell'umore giusto, sentirti mi fa sentire bene. Visto? Yoga Bonda fa bene, lo yoga, la meditazione, tutto fa bene. Quindi ricordatevi sempre questo gruppo, ma anche il canale YouTube, ma i podcast. A proposito di questo, insomma, avrete una sorpresa fra pochissimi giorni. Quindi tutto serve per cambiarci in qualche modo, per aiutarci. Io credo moltissimo nei segni, quindi credo che ogni qualvolta siete un po' giù, provate ad aiutarvi da soli e provate anche a guardare intorno a voi che un segno arriva. Quindi siate sempre positivi e siate sempre propositivi. Quella è la cosa più importante. Poi vedete che siamo in grado anche di cambiare l'umore. Ciao Antonia, proprio vero, dovremmo fermarci a riflettere e soprattutto non arrenderci, anche se non è sempre facile. Non è facile, arrendersi a volte è la scelta più semplice in assoluto, perché quella che ti toglie tutti i problemi, le ansie, lo stress e anche la preoccupazione del futuro. Però è la lotta quella che vi fa grandi, è la lotta quella che in qualche modo vi porta alle soddisfazioni più grandi. Quanto è bello, no? Dopo aver lottato a lungo arrivare, tra virgolette, alla vittoria, ma queste sono le cose piccole, no? Dopo aver fatto una dieta, che ne so, dopo aver piantato un orto e vedere i frutti. Quindi tutto nella vita in qualche modo può essere rappresentato nella metafora della lotta. E lo so che a volte ci viene più facile dire, ma perché le cose non sono semplici? Sarebbe più semplice, più bello, eccetera, ma credetemi, sarebbe più bello, lo dico spesso anche io, sarebbe più semplice, ma forse ci toglierebbe il gusto di vivere questa vita così complicata. E in fondo la natura è così, la natura è azione, la natura è turbamento, la natura è calma e in qualche modo agitazione. Quindi dobbiamo semplicemente vivere secondo natura. Spettacolare come lo sei tu, Antonia, nel tuo raccontare, grazie. Grazie, Doc Sisu. Grazie di tutti questi bei complimenti. Vedete, questa è la mia, come dire, la mia sferzata di energia. Quindi, in qualche modo, quello che io spero di farvi arrivare un messaggio, ma poi dall'altra parte ricevo sempre questa sferzata incredibile. E quindi, tra l'altro, poi, come dire, è un modo ancora più grande di dire. Vedete che le cose nella vita bisogna farle, poi come vanno, vanno tutto sommato. Elvio Titta, mi mancano le lezioni sui podcast. Appena possibile ci sentiamo e mi illumini anche su questo. I podcast sono da ascoltare, Maria, non ci vuole niente, sono facilissimi e sono fatti in modo che li potete scaricare sul cellulare, che in un momento in cui non avete internet, in un momento triste, in cui non avete magari voglia di collegarvi al gruppo, vi mettete lì, sentite la mia voce. E che vi ricordo quanto siete importanti o vi ricordo altre cose, facciamo delle piccole lezioni e in qualche modo facilitiamo. Il podcast si chiama Come me, Doc Antonia, è aperto su tutte le piattaforme, Spotify, Anchor, Google Podcast, eccetera, e sono gratuiti come sempre. Grande maestra, se sarai sempre la nostra doc senza limiti, anche noi ci impegneremo per migliorarci sempre, ma sono sicura di questo, sono sicura di tutto il lavoro perché chiunque perde, io dico tra virgolette, anche un minuto del suo tempo per ascoltare me, per mettersi a migliorarsi, per fare una lezione di yoga, per fare un respiro, per ascoltare un podcast, ma anche solo per essere qui stasera vuol dire che, o anche chi ascolterà dopo, vuol dire che dentro di sé il semino ce l'ha già. Bisogna solo che imparate a prendervene cura. Molti di noi non hanno il pollice verde, però imparano a prendersi cura delle cose che amano. Quindi imparate a prendervi cura di voi stessi perché voi dovreste essere la cosa che amate di più in assoluto, e molto spesso tutti noi ce lo dimentichiamo, amiamo sempre più gli altri rispetto a noi stessi e questo non va bene. Ricordate, amate prima voi stessi al massimo che potete, fate il meglio che potete, poi tutto il resto verrà facilmente. Sono un caso grave. Emma dice, arrivano i tuoi messaggi, nonostante la mia malinconia, mi sveglio sempre positiva. Lo so, Emma, tu mi segui dall'inizio praticamente di questo percorso, quando eravamo nemmeno 700-800 persone, adesso siamo quasi 3200 nel gruppo, 1500 su YouTube, 15.000 su Facebook, quindi
voglio dire, so esattamente ognuno di voi da quando è con me, so il percorso che fate, so le difficoltà che trovate quotidianamente, ma non siete soli. Ricordatevi che non siete soli e che le cose si affrontano meglio quando si è insieme agli altri e soprattutto quando ci prendiamo cura di noi, magari ecco, anche semplicemente ascoltando qualche pazzoide come me che vi ricorda quanto siete importanti. Quindi scegliete il vostro pazzoide di riferimento. E semplicemente vogliatevi bene un po' di più. E come al solito siamo arrivati a un'ora di diretta tra l'andata e il ritorno. Spero che comunque l'audio sia stato di qualità accettabile, ma stasera non si poteva fare altrimenti. E state attenti perché sulla pagina arriva una sorpresa fra pochissimi giorni e quindi ci saranno tante belle cose. Allora, non so nemmeno dove cercare Vasquez, tranquilla se ci sono riuscita io. Sì, infatti è semplicissimo, tranquilli, però come vi ho detto, non è tempo perso ascoltarti e seguire le lezioni. Benissimo, almeno questo. Ok, se volete dirmi ancora qualcosa, io sono qui ancora qualche minuto, altrimenti vi saluto e ci vediamo alla prossima diretta. Non so ancora quando si farà, ma cercherò sempre degli argomenti interessanti. Prestate attenzione perché all'interno del gruppo arriva un regalino fra 2 giorni e poi anche nella pagina Styloga, insomma, tante cose. Fatemi dare un'occhiata agli ultimi commenti. Grande Antonio, un grande abbraccio, grazie sempre di tutto, sono una persona positiva e solare. Grazie a voi, grazie di cuore a tutti, siete veramente nel mio cuore, lo sapete. E spero soprattutto che vogliate in qualche modo mettere in pratica anche piccole cose. E ricordatevi che nel gruppo Yoga Bonda, ma anche sulla pagina Styloga, potete sempre scrivere, potete condividere le vostre esperienze, le vostre foto, qualsiasi cosa, insomma, che vogliate condividere con questo meraviglioso gruppo che cresce sempre e costantemente. Quindi, se volete invitare i vostri amici, se volete condividere, fate tutto quello che volete. Questo è un gruppo aperto, al dialogo, quindi quello che volete condividere, noi siamo qui, per condividerlo insieme a tutti. Grazie, io ti voglio dire semplicemente grazie, grazie a voi, grazie Superdoc, grazie infinite, grazie di cuore veramente a tutti e ricordatevi. Se ci sono riuscita io ad amarmi in qualche modo con le mie mille difficoltà, sarete capace, siete capaci anche voi. Se io sono riuscita a superare difficoltà fisiche, mentali, anche di quelle, sono sicura che ognuno di voi può farlo. Quindi ricordatevi semplicemente questo, basta volersi bene un pochino di più. Noi ci vediamo alla prossima, io vi auguro una buonanotte e soprattutto mi raccomando, state attenti anche se è maltempo, mi raccomando, siate prudenti e ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti, namaste.